Buongiorno a tutti. L'Accade oggi di oggi ci porta indietro di 108 anni, al 9 agosto 1916 e alla sesta battaglia dell'Isonzo, che portò alla conquista di Gorizia, definita la prima grande vittoria italiana dopo un anno e 3 mesi di distanza dal 24 maggio. La presa di Gorizia fu un'impresa tale da rialzare il morale di un paese ancora spaventato dal pericolo corso con la precedente offensiva austriaca, la Strafexpedition di Konrad, che aveva fatto toccare con mano l'esistenza del pericolo di un'invasione austriaca sul territorio nazionale. Gli austriaci non si aspettavano una così immediata ripresa offensiva italiana e a sorprenderli fu anche l'imponente concentramento di artiglieria realizzato da Cadorna, incentrato soprattutto sull'impiego a massa delle bombarde, il cui fuoco di preparazione spezzò via i reticolati e sommerse le trincee. L'artiglieria aprì così la strada ai fanti, che in poche ore conquistarono baluardi, fino a quel momento ritenuti imprendibili, quali il Sabutino, il Poc d'Ora, il San Michele, per poi entrare a Gorizia. Nella battaglia caddero 51.000 italiani e 37.000 austriaci.